Ciao e bentornati dal vostro Loretech. Qualche settimana fa abbiamo visto l'unboxing e la prima installazione sul mio nuovo portatile di Asus. È arrivato il momento di testare le prestazioni di questo SSD M2. Ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. Vi lascio qui sotto in descrizione il modello di questo PC. Vi faccio vedere il disco, è un Samsung da 256 giga. Lo andremo a testare con Crystal Disk Mark e Asia System e vediamo che prestazioni ci dà in lettura e scrittura. Prima di fare il test vi faccio vedere un attimo come si comporta. Andiamo a installare intanto il software di Asia System, così vi faccio vedere anche la reattività e la fluidità di questo PC. Ecco, ha finito, pochi secondi, apriamo anche Google Chrome, cioè veramente immediata come cosa. Vediamo, proviamo anche ad aprire magari qualcosa tipo Word. Sì, devo dire niente male, si comporta molto bene. Devo dire niente male. Andiamo adesso ad aprire Crystal Disk Mark. Beh ragazzi, che dire, veramente pazzesco, più di 2 giga in lettura e quasi 1 giga in scrittura, 900 mega, veramente incredibile, brava mamma Asus, ha veramente fatto un ottimo lavoro. Vi ricordo inoltre che in questo portatile è possibile sostituire questo SSD M2 perché non è saldato ma bensì può essere tranquillamente sostituito, quindi se in un futuro volete qualcosa di più performante o magari un taglio di memoria più grande potete tranquillamente eseguire questa procedura. Adesso però voglio sapere la vostra, che velocità vanno i vostri SSD M2? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. A questo punto non mi resta far altro che salutarvi da Asus, Samsung SSD M2 e Loretech era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!